guardiamo facce che non conosciamo. Se le mettete voi in faccia pian piano e abbiamo fame di quella fame che il vostro urlo ci regalerà. Abbiamo l'aria di chi vive a caso, l'aria di quelli che paghi a peso. Maria Rosa Petolicchio vive a Ponte Camiano Faiano fin dalla nascita. Dopo aver frequentato l'asilo delle suore battistine, la scuola elementare di Via Dante e la scuola media Picentia, ha continuato la sua formazione a Salerno, presso il liceo scientifico Leonardo da Vinci, per poi approdare a Napoli, dove si iscrive all'Università degli Studi Federico II, laureandosi in scienze biologiche. Musica e sport sempre presenti nella sua vita, studia pianoforte con la professoressa Mingo e pratica nuoto e ginnastica artistica. Abilitatasi all'esercizio della professione di biologo, la dottoressa Petolicchio ha lavorato presso lo studio di analisi cliniche del dottor Manzo a Ponte Camiano, per poi esercitare ancora da biologa presso il laboratorio specializzato di genetica Biogenetics di Salerno. Ma, intanto, avendo nel 2001 superato il relativo concorso pubblico ordinario, è abilitata all'insegnamento di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado. Cominciano dunque le supplenze nelle scuole statali, già dal 2001-2002, proprio qui alla nostra scuola media di San Cipriano Picentino, senza mai lasciare lavorativamente la provincia di Salerno. A partire dal 2006-2007 arrivano gli incarichi scolastici annuali, a Pisciotta, Licusati, Lentiscosa e Camerota Marina, le scuole dove ha insegnato per 7 anni. Dal 2013-2014 la sua sede ormai definitiva è a Battipaglia, presso l'Istituto Comprensivo Salvemini. Dopo un quinquennio alla Salvemini, il trasferimento dal 1 settembre 2018 presso la scuola media Daniele Zoccola di Ponte Camiano Sant'Antonio. Sposata dal 1988 con Sergio Mari, ha 2 figlie, Nunzia ed Elena, di 29 e 27 anni. Nel 2016, legge per caso che Magnolia Produzioni Televisive sta cercando su territorio nazionale docenti di matematica e scienze, manda quindi la sua candidatura. Nel 2017 viene contattata da Magnolia e partecipa al casting. Il suo provino piace e partecipa alla trasmissione di Rai 2 Il Collegio 2, luglio 2017. Viene confermata dalla Rai nel 2018 e nel 2019, partecipa alla 3ª ed alla 4ª edizione del Collegio diventando un cult per tantissimi giovani. Ama la lettura, andare a cinema e a teatro, suonare il pianoforte. Docente nella vita lavorativa, diventa discente presso l'Accademia di Lingue Leonardo, dove coltiva l'inglese, e presso l'Accademia di Studi Musicali Armonia, dove ha ripreso lo studio del piano. Quelli tra palco e realtà, quelli tra palco e realtà. Quelli tra palco e realtà.